Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. Il video di oggi verte su un argomento che io sinceramente, quando ho letto questa notizia, che è abbastanza recente, mi ha lasciato un po' così. Cioè, sinceramente, secondo me ci stiamo spingendo un po' troppo oltre per quanto riguarda la tecnologia a servizio delle persone. Si tratta di una nuova funzione che non si sa quando, perché ci stanno ancora lavorando, sarà disponibile sui nostri dispositivi vocali. Stiamo parlando che Amazon stanno studiando la possibilità, tramite una registrazione di meno di un minuto, far riprodurre al nostro assistente vocale la voce di un nostro caro estinto, o comunque di qualsiasi altra persona. Dalle prove che hanno fatto, si sente la voce di questa persona che viene riprodotta, ha un suono abbastanza metallico e questo, fortunatamente, ci dà comunque adito ancora a pensare che non si è così avanti da rendere perfetta questa voce. Hanno portato l'esempio di una nonna che è venuta a mancare tempo fa e il bambino che chiede: "Ma la nonna mi può leggere, finire di leggere la favola del mago di Oz?" Il nostro assistente vocale risponde sì, dopo qualche secondo parte la lettura di questa favola utilizzando la voce della nonna che era venuta a mancare tempo prima. Fortunatamente con una voce. Sì, si sentiva che era cambiato il timbro di voce del nostro assistente vocale, ma era sempre un po' metallica, quindi non era del tutto umana, passatemi il termine. Non solo si ha un problema etico su questo, cioè è giusto che un bambino che magari non ha neanche mai visto la nonna, ha visto solamente delle foto, dei filmati, debba sentire la voce e quindi avere un'immagine così aleatoria della nonna che gli legge la favola piuttosto che. Io personalmente lascerei tutto così com'è senza entrare un po' troppo nel dettaglio. Ci sono dei programmi poi che vanno a sviluppare molto di più questa tecnologia, stiamo parlando di programmi molto più specifici che hanno utilizzato anche ad esempio in Top Gun, l'ultimo film che è uscito di Tom Cruise, dove un attore che aveva perso tempo fa la voce a causa di un'operazione alla gola perché aveva avuto problemi con un tumore alla gola, ha comunque fatto riprodurre la propria voce da questo software, dopodiché vari software che gli erano stati proposti, lui ha scelto quella che più gli sembrava vicina alla propria e hanno riprodotto questa scena utilizzando questo software. L'altro problema che viene fuori è quello di sicurezza, perché se io posso fare in pochi secondi, meno di un minuto, ripeto, sentire al mio dispositivo vocale una voce e dire di riprodurla, posso sì usarla in maniera goliardica per fare uno scherzo ad un amico, ma nei casi peggiori gli è stato posto anche il quesito: sì, ma se io registro la voce di una persona, magari faccio una finta telefonata a tizio, lo registro, dopodiché chiamo la banca e faccio riprodurre il timbro vocale di questa persona dicendo che sono io. Insomma, si è pensato anche al peggio per quanto riguarda le famose truffe telematiche, piuttosto che tante altre cose. Si potrebbero dare delle conferme vocali utilizzando il timbro di quella persona. Il vicepresidente della società Amazon ha assicurato che non si è arrivati a questi livelli così eccezionali di riproduzione così fedele e quindi ha dissipato un po' i dubbi. Poi ha menzionato anche il concorrente Google, dove addirittura poco tempo fa è venuta fuori la notizia che una persona che era addetta allo sviluppo sempre di questo dispositivo ha annunciato che Google comincia ad avere una propria coscienza, paragonabile a quella di un bambino di 7-8 anni. Ora, io sono a favore della tecnologia perché comunque ci è utile, ci supporta, ci aiuta, eccetera, eccetera. Però bisogna sempre rimanere, secondo me, in certi standard, non bisogna mai andare un po' troppo oltre. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetelo qui sotto nei commenti. L'articolo è tranquillamente rintracciabile su Google, appunto, inserendo quello che hanno menzionato come titolo la maggior parte delle persone, delle testate, hanno scritto il nostro assistente vocale, mettete il nome e poi mettete "fa parlare i morti". Già il titolo è inquietante, sembra quasi una scena horror piuttosto che l'hanno paragonata alla serie Black Mirror. Io spero che non si vada troppo oltre, che possa rimanere sempre nell'ambito della goliardia piuttosto che un qualcosa che trovi altri sviluppi. Bene, mi sono anche dilungato troppo, era un video molto breve perché volevo sapere anche la vostra opinione. Segnatemela qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!